Salve ragazzi, oggi parleremo di Eugenio Montale e analizzeremo la poesia Meriggiare pallido e assorto. Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896 e trascorre l'infanzia e l'adolescenza in Liguria, il cui paesaggio diventa lo scenario di molti componimenti poetici successivi. Per motivi di salute frequenta le scuole superiori in modo irregolare, ma studia da autodidatta. Appassionato di musica lirica, inizia a prendere lezioni di canto. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, si arruola ed è costretto a interrompere gli studi di canto, che riprende subito dopo la fine del conflitto. Evidentemente, però, non è questo il suo destino, perché nel 1923 muore il suo maestro e Montale accantona definitivamente il sogno di calcare le scene. Il suo amore per la lirica però non tramonta e molti anni dopo scriverà per il Corriere della Sera le recensioni delle opere rappresentate al teatro alla Scala di Milano. Nel 1925, quando il fascismo prende il potere, Montale firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti, una scelta che lo ostacola dal punto di vista lavorativo, procurandogli notevoli difficoltà economiche. Nel 1927 si trasferisce a Firenze, dove collabora con riviste letterarie e case editrici. A Firenze conosce anche Drusilla Tanzi, che diventerà la sua compagna di vita. Nel 1929 ottiene la direzione del Gabinetto Scientifico Letterario di Bussù, un'antica e prestigiosa istituzione culturale, da cui viene licenziato nel 1938 perché rifiuta di prendere la tessera del partito fascista. La sua opposizione alla dittatura si manifesta anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ospita nella sua casa gli scrittori Umberto Saba e Carlo Levi, perseguitati per motivi razziali. A guerra conclusa, Montale si trasferisce a Milano, dove lavora come redattore, critico musicale e traduttore di poeti di lingua inglese. Apprezzato come poeta in tutto il mondo, nel 1967 viene nominato senatore a vita e nel 1975 riceve il premio Nobel per la letteratura. Muore a Milano nel 1981. Per quanto riguarda invece le opere di Eugenio Montale, le principali raccolte poetiche sono Ossi di Seppia, il cui titolo, che indica lo scheletro dei molluschi, si riferisce ai contenuti concreti di una poesia scarnificata e ridotta all'osso, capace però di esprimere il male di vivere. Il paesaggio ligure fa da sfondo a molte liriche perché Montale da giovane, come abbiamo detto, trascorreva l'estate a Monte Rosso nelle Cinque Terre. Poi abbiamo la raccolta Le occasioni del 1939. Di fronte alle barbarie della storia, il poeta cerca nella poesia occasioni di salvezza, che a volte trova nella memoria, altre volte in figure femminili. Poi abbiamo La bufera e altro del 1956, il cui titolo si riferisce alla tragedia della guerra. Infine abbiamo Satura del 1971. I temi sono vari e il titolo rimanda al genere satirico, che osserva in modo critico la realtà contemporanea. Tra le opere in prosa, ricordiamo la raccolta, della Farfalla di Dinard, una raccolta di racconti brevi scritti per il Corriere della Sera, diversi volumi di critica di costume e numerose traduzioni di opere teatrali. La poesia di Montale nasce dalla volontà di esprimere il disagio e la solitudine dell'uomo moderno. In assenza di valori positivi da comunicare, il poeta si limita a registrare il male di vivere. Sul piano stilistico, Montale si stacca dalla tradizione, usando una grande varietà di parole per indicare oggetti concreti e quotidiani che rinviano a precisi stati d'animo. È una poetica delle cose, che non si riduce però a una pura descrizione di questi oggetti concreti. Diventano infatti simboli della vita degli uomini. Per esempio, gli ossi di seppia sono immagini di una vita arida e sterile. Lo stile rifiuta pertanto ogni musicalità e usa la metrica con estrema libertà, alla ricerca di forme nuove che possano esprimere la disarmonia tra l'uomo
e la realtà in cui vive. Passiamo ora all'analisi della poesia Meriggiare pallido e assorto. Per quanto riguarda la metrica, abbiamo tre quartine più una strofa conclusiva di cinque versi e l'alternanza di novenari, decasillabi ed endecasillabi. Per Montale, il paesaggio arido e assolato della Liguria simboleggia l'infelicità dell'uomo. La natura che osserva durante un caldo pomeriggio estivo gli appare misteriosa, animata da suoni, immagini e movimenti ripetitivi di cui non è possibile cogliere il vero significato. Dalla sensazione di essere estraneo a tutto ciò che lo circonda deriva l'immagine della vita come un muro invalicabile, sormontato da cocci di vetro che impedisce all'uomo di guardare oltre e di capire se l'esistenza nasconda un significato concreto. Leggiamo insieme. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche, che ora si rompono ed ora si intrecciano, assommo di minuscole bighe. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Possiamo notare che le prime tre strofe sono descrittive. Infatti il poeta descrive il paesaggio ligure arido e assolato, mentre la quarta è riflessiva e si concentra sul proprio stato d'animo. Fate attenzione, ci sono diversi verbi all'infinito: meriggiare, ascoltare, spiare, osservare, sentire. Esprimono la sensazione di calma. Infatti, non ci sono presenze umane, né elementi gioiosi o rasseneranti, cioè fiori dai colori sgargianti, voli di uccelli cinguettanti. Il paesaggio è rappresentato in un momento di sospensione assoluta e le rare forme di vita si colgono solo a intermittenza: merli, serpi, formiche rosse, cicale. Suoni secchi e duri, come quelli delle parole e delle rime di questi versi. Passiamo alla parafrasi della poesia. Trascorrere, meriggiare pallido e assorto, quindi trascorrere le ore del pomeriggio in cui tutto è pallido e assorto, sbiadito e intorpidito, vicino a un muro d'orto arroventato dal sole. Ascoltare tra i rovi e gli arbusti spinosi i versi secchi dei merli. Vedete qui schiocchi di merli. Lo schiocco ha un valore onomatopeico perché riproduce i caratteristici versi dei merli, vibranti e secchi come piccoli scoppi. I frusci delle serpi che scivolano tra i cespugli. Spiare nelle fessure del suolo o sulla veccia. La veccia è una pianta arborea. Le file di formiche rosse che di volta in volta si spezzano e si uniscono in cima ai mucchietti di terra dei loro nidi. Osservare tra le fronde il tremolio del mare, le cui onde si increspano e risplendono al sole come scaglie, quindi come lamine metalliche, mentre dai colli brulli si diffonde lo stridulo finire delle cicale. E camminando, mentre il sole abbaglia gli occhi, accorgersi con triste stupore, con triste meraviglia, com'è penosa la vita, tanto quanto camminare lungo un muro che in cima ha disseminati petti di vetro aguzzi e taglienti. Quindi vediamo come nell'ultima strofa Montale spiega come la vita sia faticosa, cioè la vita, secondo il poeta, è un incomprensibile cammino di pena e sofferenza, proprio come il camminare lungo un muro in cima al quale sono piantati cocci di vetro che
che impediscono di scavalcare e vedere al di là. Quindi possiamo dire che il tema predominante della poesia sia la mancanza di senso della vita. Come abbiamo detto, Montale è pervaso dal male di vivere. E questo mal di vivere di Montale risente da un lato dalla condizione generale del primo dopoguerra, quindi segnata da delusione e pessimismo, dall'altro delle preoccupanti prospettive generate dall'instaurarsi del fascismo. Ragazzi, prima di finire la lezione, vi lascerei con questa, con un quesito. La muraglia di cui parla questa lirica fa subito venire in mente la siepe dell'infinito di Leopardi. Leopardi però varca la siepe con l'immaginazione e si immerge nell'infinito, ricordate? Montale invece non oltrepassa il muro. Quale delle due posizioni vi sembra la più pessimistica? Bene, bene, vi farò un pochettino riflettere. Per ora vi saluto e vi lascio con una citazione di Montale. Tutto fa pensare che l'uomo d'oggi sia più che mai estraneo vivente tra estranei e che l'apparente comunicazione della vita odierna, una comunicazione che non ha precedenti, avvenga non tra uomini veri, ma tra i loro duplicati. Arrivederci ragazzi, alla prossima lezione.